Carissimi, è domenica, il 6 dicembre, però è anche la solennità di San Nicola. A Bari, qui nella Basilica di San Nicola, viene venerato il santo che è conservato qui al di sotto dell'altare. Siamo in cripta e qui convengono i nostri fratelli e amici ortodossi, oltre fratelli cristiani di ogni parte del mondo, per venerare le reliquie di San Nicola. Ci è sembrato questa domenica di servirci di questo luogo per commentare il Vangelo, che in questa seconda domenica di Avvento ci parla di conversione e del Battista, il personaggio principale che ci chiede di preparare le strade, ci chiede di camminare secondo una luce nuova, ci chiede conversione, cioè ci chiede in un certo senso di fare divorzio con noi stessi, mettendo un po' da parte quelle che sono le nostre convinzioni, le nostre abitudini, per ricominciare da capo. Non a caso il Vangelo proprio è scandito da questa prima parola, inizio del Vangelo di Marco. Inizio, è un inizio anche per noi, come è iniziato la settimana scorsa il tempo di Avvento, può iniziare anche per noi un tempo di conversione e un cammino di attesa e gioiosa del Signore che viene. Questo inizio noi ascoltiamo la voce di colui che grida nel deserto, per essere a sua volta anche noi voce, una voce nel deserto. Tante volte che ci può capitare di ritrovarci soli in mezzo ad un deserto, no? E di rimanere soli lì come unica voce, ma questo non deve scoraggiarci, perché il Signore ci ascolta, il Signore verifica la nostra vita, la nostra scelta di vita, e comprende che effettivamente noi vogliamo cambiare, vogliamo testimoniare questo cambiamento, e questo cambiamento poi viene reso visibile attraverso la vita quotidiana, le scelte quotidiane e le opere che compiamo ogni giorno. Che San Nicola, ecco, ci aiuti ad essere come lui, ad essere santo nel nome di Gesù e a testimoniare proprio nella carità, come gli ha fatto, la vita di Cristo e la conversione autentica al Vangelo. Buon cammino ancora, un cammino di Avvento, in prospettiva, ecco, del Santo Natale. San Nicola poi ci rimanda proprio concretamente a Natale, Santa Claus, la figura di spicco del momento del Natale, della festa del Santo Natale. Ancora buona domenica a tutti.